Le patologie del microcircolo sono patologie molto importanti per la salute umana e in particolare le patologie del microcircolo che coinvolgono il sistema nervoso centrale. Alcune sono molto frequenti, come la cosiddetta malattia dei piccoli vasi, altre geneticamente determinate sono relativamente più rare e riguardano ad esempio l'amiloidosi cerebrale. In tutti i casi hanno un impatto molto importante sia in termini di disabilità che di mortalità nella popolazione. Attualmente non esistono delle terapie curative per le patologie del microcircolo cerebrale e quindi è importante sviluppare una ricerca su questo tipo di argomento. E nel nostro laboratorio stiamo sviluppando dei modelli di organoidi, cioè di cellule organizzate in maniera tridimensionale che riproducono in miniatura il sistema nervoso centrale, in particolare il cervello, in associazione con i vasi, in modo da poter studiare le patologie del microcircolo, sia acquisite che genetiche, in particolare le forme genetiche di amiloidosi cerebrale. Attraverso questi modelli pensiamo di poter dare un contributo significativo alla ricerca nell'ambito di queste patologie e di poter trovare anche delle strategie terapeutiche che possono essere testate su queste piattaforme cellulari. Grazie a 5 per 1000 al Policlinico di Milano sarà possibile realizzare questo progetto di studio degli organoidi cerebrali e microcircolo per studiare i meccanismi eziopatogenetici della patologia e sviluppare nuove strategie terapeutiche.